diciamo, un forte legame che questa realtà Monza, il parco di Monza e quant'altro hanno con la corsa. Questa iniziativa di avere il percorso permanente del cross qui a Monza appunto non è casuale, rientra in un progetto più generale che è quello di decentrare l'attività anche di alto livello nei posti laddove la qualità può essere molto buona. Quindi Monza era la sede ideale per poter far partire un'iniziativa di questo genere. Appunto, essendo il primo centro in Italia per la corsa campestre, abbiamo gli occhi puntati alla federazione su di noi, perché poi abbiamo grandi ambizioni di dare un grande servizio a chi utilizza il parco di Monza, sia atleti d'alto livello ma ad arrivare all'utenza normale, all'utenza dei runner. Speriamo di fare un ottimo lavoro, c'è un grande entusiasmo e tante belle idee che svilupperemo nei mesi a venire. Finalmente nel parco di Monza, che è il parco più grande recintato d'Europa, c'è un percorso sempre segnato tutto l'anno per chi vuole fare pratica della corsa campestre, per chi vuole misurarsi coi tempi, e la speranza è che questo centro diventi usufruibile anche da tutti o da più persone possibili, perché offre la possibilità di potersi anche cambiare, poter trovare uno spazio dove parlare di corsa, e la speranza veramente di poterne fare un centro di aggregazione per tutti gli amanti di questo sport bellissimo che è il running.